Buongiorno e buona domenica da Rai News. È al momento inagibile la stazione Tiburtina di Roma a causa dell'incendio che si è sviluppato questa mattina. La sala apparati, a renderlo noto proprio le Ferrovie dello Stato, che hanno attivato immediatamente il proprio comitato di crisi. Noi ci colleghiamo in diretta telefonica con Matteo Parlato, che si trova proprio sul posto. Buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, come hai detto te, la stazione è inagibile. Infatti io sono proprio sul cavalcavia, diciamo, che è di fronte alla stazione a poche centinaia di metri, ed è un deserto. Ci sono soltanto i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di spengere la zona, la sala apparati di cui hai parlato tu. È una grossa nuvola, una colonna di fumo nero si alza dalla stazione andando verso, diciamo, nord-ovest, direi, dal mio punto di vista. Ma se dovesse cambiare il vento, certamente da qui bisognerebbe spostarsi, perché è veramente un fumo nero molto molto denso, per cui diciamo ragionevolmente carico di elementi tossici che renderebbe l'aria poco respirabile. Trenitalia ha diramato un messaggio a tutti quelli che stanno per mettersi in viaggio di controllare attentamente se il loro viaggio passa per questa stazione, e se dovesse passare per questa stazione ha raccomandato a tutti di non partire, o partire solo se è strettamente necessario. Ricordiamo, questa è la seconda stazione più importante di Roma, è uno snodo centrale per i collegamenti nord-sud della rete ferroviaria italiana, per cui il fatto che, diciamo, la stazione apparati, che, diciamo, a parte questo sistema un po' burocratico, vuol dire, diciamo, è il cuore pulsante della stazione, è quello che regola tutto il funzionamento dello smistamento dei treni, rimarrà fuori uso per diversi giorni, con pesantissime conseguenze su tutto il traffico, su tutta la rete ferroviaria italiana. Noi rimaniamo qua davanti, vediamo i pompieri e vediamo anche in questo momento come una macchina di pompieri sta entrando proprio nella zona più buia della stazione. E poi appena possibile vi faremo avere delle immagini, per quanto vi ricordo che non ci si può evidentemente avvicinare troppo alla stazione, perché è stata fatta una cintura di sicurezza per permettere appunto ai vigili del fuoco e agli altri addetti di lavorare, diciamo, senza persone che gli intralcino il loro lavoro di spingimento della stazione. Matteo, intanto è trapelata qualche altra indiscrezione sulle cause di questo incendio alla centrale elettrica della sala apparati? Guarda, che io sappia no, ma comunque siccome ancora non sono riusciti a domare completamente le fiamme, mi sembra che ragionevole pensare che si potranno capire quali sono state le cause che hanno, diciamo, causato questo incendio solo quando, diciamo, si potrà fare un'investigazione all'interno dell'area. Certamente finché l'area non è agibile, finché ci sono le fiamme, insomma, non mi sembra possibile. Grazie intanto Matteo, se ci sono ovviamente aggiornamenti richiedici pure la linea e torneremo a collegarci con te.